Siamo a Capriata ad Orba, ospiti in Cascina Lunguria, che svolge anche attività di fattoria didattica. Quali nel dettaglio? E noi svolgiamo come attività didattica principalmente un'attività che comprende tutto il mondo del cavallo, quindi che si chiama Il cavallo e il suo mondo, e in quanto è la nostra attività principale come anche allevamento. E questi laboratori didattici partono da quello che mangiano i cavalli, dove vivono i cavalli, come sono i cavalli, la storia dei cavalli e tutta questa storia. Queste cose, diciamo, tutte queste ambientazioni dei cavalli vengono anche sviluppate anche nelle varie materie didattiche quando lavoriamo con le scuole, quindi dall'italiano alla storia, riusciamo ad applicarle e a lavorare su queste cose qua. Siete anche inseriti in un progetto di alternanza scuola-lavoro? Sì, noi siamo inseriti in un progetto con la Camera di Commercio e facciamo alternanza scuola-lavoro con le scuole, lavoriamo su dei progetti che o ci vengono proposti dalle scuole o proponiamo noi, cercando di lavorare in modo particolare anche su materie proprio prettamente agricole, quindi oltre all'alimentazione lavoriamo con i veterinari, con il maniscalco. O lavoriamo anche sulla progettazione, per esempio, delle scuderie, no? Utilizziamo la nostra progettazione con tutta la normativa sul benessere animale, quindi come devono essere costruite le scuderie, i box, quali sono tutte le condizioni necessarie per poter lavorare, diciamo, in sicurezza e nel benessere degli animali. Infatti in scuderia ci troviamo. Quanti cavalli avete e di quali razze? Allora, noi adesso in questo momento abbiamo circa una trentina di cavalli, che sono un po' cavalli anziani nostri, cavalli che utilizziamo per fare lavori didattici e cavalli sportivi e fattrici. E abbiamo un po' tutte le razze, abbiamo argentini, abbiamo dei pony belga, che sono pony da salto completo, abbiamo un asinello che si chiama Giulio. E poi abbiamo anche cavalli, diciamo, non prettamente di razze, insomma, particolari. Abbiamo anche dei barbigiani. Vi occupate di attività per gli amanti degli animali, ma anche di ospitalità. Come siete strutturati? Sì, noi da 2 anni abbiamo aperto un'azienda agrituristica, abbiamo 5 camere dove possiamo ospitare fino a 20 persone e è stato deciso di aprire questa attività per poter anche integrare questi laboratori didattici con la nostra attività e la possibilità di dare alle persone che vengono qui di vivere un po' la nostra realtà agricola, il nostro mondo. Okay.